Anche il sistema di welfare regionale barcolla sotto i colpi del caro bollette. A causa dei prezzi dell'energia alle stelle, sono 700 le cooperative che in Emilia-Romagna rischiano il tracollo, lasciando senza assistenza più di 1 milione di cittadini bisognosi. Una situazione che Federsolidarietà ha definito preoccupante per un settore che non ha mai avuto il tempo né le risorse di riprendersi dall'emergenza sanitaria e che ora rischia la desertificazione con la chiusura di decine di scuole, centri per minori e strutture per disabili e anziani anche a Modena. Noi veniamo in da una situazione già ormai di 2 anni di Covid, con tutto quello che è conseguito da questa situazione in termini di problematiche organizzative, di costi. Poi abbiamo avuto da la metà dello scorso anno il grosso problema degli infermieri e adesso in questi mesi, ultimi mesi è arrivata quest'ultima batosta. Una mazzata difficile anche da gestire, dato che il terzo settore richiede scelte e interventi diversi da quelli che il comparto produttivo può mettere in campo. Impensabile quindi riorganizzare o sospendere i servizi essenziali per gli utenti, ancora meno plausibile intervenire direttamente sui consumi, facendo economie sulla pelle dei più fragili. Per questo le cooperative chiedono l'intervento di regione e governo con aiuti di emergenza. Non si possono certo, al di là di tutte le più buone intenzioni, andare a ridurre delle temperature, a tenere spente delle luci, oppure quest'estate non attivare la climatizzazione, eccetera, eccetera, proprio perché sono le persone più bisognose.